L'undicesima edizione della Sagra del Villaggio a Chiaramonte Gulfi ha sortito gli effetti sperati. Una vera e propria festa della contrada con le pietanze tipiche della cittadina montana e tanto sano divertimento. Sì, come ben vedete è un susseguirsi di persone che vanno a aumentare da anno in anno. È una gratificazione per noi questo evento perché la gente ritorna puntualmente anno dopo anno. Sicuramente ci sarà un motivo per questa riuscita di questa manifestazione. Le nostre specialità sono le specialità che ci hanno tramandato i nostri genitori, dalle olive classiche chiaramontane, la caponata con il finocchietto selvatico, peperone arrosto, melanzana arrosto, rigorosamente, lo tengo a precisare, fatti alla brace, salsiccia chiaramontana, spiedino, pane di casa, l'olio. Olio rigorosamente DOP chiaramontano e un ottimo vino della cantina Gulfi, perché i nostri interlocutori hanno la volontà di fare bella figura pure loro. Speriamo di andare sempre meglio, ma il risultato qua la gente ce lo sta dando. Il mangiare è più genuino di così, c'è una settimana proprio di fuoco, di lavorazione, però siamo soddisfatti del lavoro, del risultato. Vediamo che anche cambiando la data, perché ci preoccupavamo che cambiavamo la data e cioè avevamo poco successo, invece abbiamo avuto un buon successo, stiamo vedendo almeno, si spera, e sperando che la gente rimane contenta come sempre. Le frittelle sono tradizionali con farina di grano duro, e finocchietto, acqua e latte e lievito, logicamente molto naturali proprio per andare avanti con la tradizione. Il procedimento: vengono impastate con acqua e latte e lievito e sbattute, li facciamo a mano perché non ci sono altri mezzi purtroppo per poterli impastare, e poi basta, fritte e impastate nello zucchero e cannella e mangiate, buon appetito. Sicuramente la grande novità di quest'anno sono questionari per sentire un po' la gente e soprattutto per capire l'indice di gradimento. Sì, quest'anno abbiamo deciso di proporre ai nostri avventori questo questionario, giusto per testare il loro gradimento, il fatto che ritornino ogni anno, e quindi vogliamo vedere cosa funziona della nostra festa, cosa possiamo migliorare, perché infatti una voce del questionario è proprio relativa ai suggerimenti, anche critiche costruttive, perché no, perché ci possono aiutare a migliorare il tutto, che è quello cui noi tendiamo. Ovviamente io sono troppo di parte, mi piacerebbe farle vedere tutti i questionari che ho qui gelosamente custoditi, sento che la gente è pienamente soddisfatta, me lo dice, me lo scrive, non saprei in che altro modo potrebbe dircelo, siamo molto soddisfatti noi e la gente più di noi. Io sono arrivato ancora da mezz'ora, non so, comunque sembra che va tutto bene, almeno vedo un po' di gente in giro. Lei viene sempre? Sì, abito a un chilometro, vengo sempre, no? Tra ormai con la mia età ormai veterana, questa è la prima sagra in cui ho mangiato qualità, cose di qualità. E sono con degli amici che ci siamo rivisti dopo un anno e ci siamo incontrati casualmente. È tutto buonissimo e vince l'olio chiaramontano. Per la undicesima edizione sicuramente una grande scommessa. Ma sì, dici bene, una grande scommessa, perché ogni anno questa associazione si ripropone l'obiettivo di creare un momento che sia di forte promozione culinaria dei prodotti locali come la rinomata salsiccia, l'olio DOP, le olive, il pane, quindi tutti i prodotti rigorosamente chiaramontani, e al tempo stesso quello di aggregare gente. Ci sono tanti, dai più piccini ai più grandi, divertimenti un po' per tutti, c'è musica, c'è ballo, c'è animazione, e contiamo quindi di essere presenti sul territorio e di promuovere queste iniziative che pensiamo tanto bene possono suscitare.
È una grande scommessa per Chiaramonte perché ha un territorio vastissimo e quindi la nostra comunità si raccoglie attorno alle contrade. Oggi abbiamo iniziato col villaggio Gulfi, poi si continua con Piano dell'Acqua, Contrada Muti, Roccazzo. Insomma, Chiaramonte, avendo un territorio così vasto e abitato, è giusto che le contrade abbiano il giusto spazio e quindi queste associazioni si impegnano al massimo per la riuscita delle serate. Quella di stasera, insomma, è la dimostrazione che anche l'associazione del villaggio Gulfi è cresciuta in questi anni e che dimostra sempre più preparazione e competenza, e noi come amministrazione siamo contenti di avere queste risorse così forti nella nostra città. Lunghe file d'attesa all'interno di locali angusti, assolutamente insufficienti ad ospitare un numero così elevato di cittadini. Manca il contanumero all'ufficio postale di Santa Croce Camerina e la fila viene disciplinata da numeri di carta distribuite dagli stessi cittadini. Il personale poi è assolutamente insufficiente per fare fronte a un numero così elevato di utenti che, specie durante l'estate, raggiungono le 50.000 presenze in tutta la fascia costiera. Sì, ancora una volta in grande causa, dove vedo appunto delle persone che anche se io posso considerarmi ancora fortunato, ma ci sono delle persone anziane che dalle 6:30 che poviene devono aspettare questa pensione e hanno cercato appunto diversi giorni di tornare alla posta e non hanno potuto ancora avere questo servizio perché c'è questo. E diciamo questa lentezza, soprattutto questa lentezza da parte appunto degli operatori postali, che dirò una cosa, che tra l'altro gli operatori postali, il direttore ha detto che non è colpa sua, ha fatto richiesta anche all'ufficio postale di Ragusa, però hanno richiesto le persone e che comunque non hanno avuto nessuna certezza se intervenire oppure no. Dalle 8:30 per un bollettino postale. Anzi, è un vaglia postale, è una vergogna, dalle 8:30 a qua. E ci sono due sportelli, uno sportello lo tengono chiuso perché dici che non c'è nessuno che lo può aprire. Signora, da quanto tempo aspetta? 3 giorni, che fa io mi venire, come mi fare? La povera vicenda non mi farà mai camminare e mai stare per forza. Ieri sono venuta alle ore 8, me ne sono andata alle 9:50, nessuno risultato, è che si può dire avanti un'anziana a venere a piedi, no, non si può stare così, no, c'è l'ultimo schifo, bello, parlare chiaro,